Che popolo distratto il popolo italiano. Avevamo in casa la più grande leader mondiale e non ce ne siamo mai accorti. Per sua autodefinizione, Giorgia Meloni è stata sottovalutata. È stata sottovalutata dagli elettori che gli hanno dato un largo consenso alle ultime elezioni politiche. È stata sottovalutata soprattutto per quelle che sono le politiche che continua a portare avanti, delle politiche che noi non esitiamo a definire autoritarie. Come definire altrimenti la nuova riforma sull'elezione diretta del Premier, che è legata all'autonomia differenziata e alla riforma della giustizia che vogliono approntare, di fatto restringe quelli che sono gli spazi di partecipazione democratica da parte dei cittadini. E soprattutto tutti gli attacchi che vengono fatti agli spazi democratici legati alla possibilità di agire i diritti previsti dalla Costituzione. A partire dall'attacco che il più grande pestatore di merde in Italia, probabilmente pensa che porti fortuna, Matteo Salvini, sta facendo al diritto di sciopero. Si attacca al diritto di sciopero, si continuano a fare piccoli provvedimenti che però hanno una loro continuità e una loro logica repressiva, che limitano la possibilità di agire il conflitto in questo paese. Per noi il conflitto è ancora democrazia. C'è bisogno di ripartire da quelli che sono i fondamentali. Come diceva Don Milani, i poveri hanno due strumenti a disposizione per agire la democrazia: lo sciopero e il voto. Dobbiamo riappropriarci di questi due elementi che di fatto si chiamano in una parola partecipazione. Ricominciare a partecipare attivamente alla vita politica di questo paese deve essere l'obiettivo che tutti dobbiamo perseguire per far sì che non si finisca all'interno di un vortice autoritario nel quale le banche continueranno ad aumentare i loro profitti, la borsa di Milano continuerà a raggiungere record, ma i cittadini staranno sempre più male, faranno sempre più fatica ad arrivare alla fine del mese e i lavoratori, pensionati e studenti faticheranno a poter migliorare la loro condizione di vita.